Qui sorge l'antica abbazia di Sant'Andrea di Busco, dei monaci benedettini. Già in un documento del 1153 si parla dell'abbazia. Quel che è certo è che nel XII secolo l'abbazia dispone di un patrimonio terriero di immenso valore, derivato da acquisti e donazioni, e nel secolo successivo c'è un aumento esponenziale dell'attività agricola e produttiva. Questo grazie ai monaci benedettini che sono riconosciuti a livello nazionale e europeo come dei pionieri nell'attività agricola, nonché degli innovatori della stessa. L'attività agricola dell'abbazia fu talmente importante da sopravvivere all'abbazia stessa. Busco, come pochi altri paesi dell'Opitergino, conserva ancora, per molti aspetti, il fascino della campagna d'altri tempi. L'abbazia fu retta dai monaci fino al 1547, quando venne affidata ai cistercensi e successivamente riconsegnata ai benedettini cassinesi per volere del Papa. Venne definitivamente soppressa verso la fine del XIII secolo, in seguito all'emanazione delle leggi veneziane sopra monasteri. I monaci benedettini furono molto importanti, soprattutto perché vennero riconosciuti come eccezionali produttori di vino. Infatti lo scrittore letterato Gaspare Gozzi afferma, testimonia come in molte abbazie benedettini, la vinificazione raggiunse requisiti di altissima qualità e decantava la qualità e la bontà del vino dell'abbazia, che era destinata alle tavole dei nobili veneziani, tra cui Marco Zeno, che poi andremo a vedere nella villa Marco Zeno a Cessalto. Un aneddoto curioso che è molto simile ad altri è che di notte, mai di giorno ovviamente, si può sentire i monaci pregare. Non siamo mai andati a confutare tale leggenda, ma qualche preghiera in più non guasta mai, soprattutto se rivolta alla produzione agricola. Questo imponente edificio è la Barchessa, un edificio rurale tipico di Levele Venete. Qui hanno sede gli ambienti lavorativi dell'azienda agricola. Anche la Barchessa è ricca di storia come l'abbazia, basti pensare che negli anni 50 e 60 ai piani superiori c'era la coltivazione del tabacco e del bacco da seta. L'azienda agricola Abbazia di Busco non è solo vino, seppur sia la sua più grande caratteristica. Qui si coltivano anche mais, soia, frumento, noci, bietole da zucchero e coltivazioni di alberi come frassini e pioppi. Villa Zeno è la villa palladiana meno conosciuta tra le altre, ma appariva nei quattro libri dell'architettura che erano l'opera fondamentale di Andrea Palladio. Questo a simboleggiare quanto l'architetto riconosceva il valore di questa villa. Meno conosciuta di altri analoghi edifici, racchiude le due anime della Villa Veneta, luogo di delizie e impresa economica d'eccellenza. Dal 1996 Villa Zeno è entrata nel novero degli edifici palladiani giudicati patrimonio dell'umanità.